L'esigenza di Tartar Tour 2 parte da un presupposto semplice. Nel mare devono convivere e devono condividere lo stesso spazio, lo stesso ambiente, e la cosa importante è che il settore della pesca e il tursiope, la careta a careta, quindi il delfino e la tartaruga, possano convivere in uno spazio attraverso la sostenibilità ambientale ma anche la sostenibilità economica dei pescatori. Questo è l'obiettivo e l'ambizione che abbiamo. Ci sembra che i risultati di Tartar Tour 2 diano ragione a un modello di coesistenza tra i vari sistemi di pesca e la tutela delle risorse, e che questo possa diventare una best practice che può essere adottata nella gestione del nostro mare e nella pianificazione dello spazio marittimo che stiamo affrontando con il Ministero delle Risorse Agricole e Comunitarie e con il Ministero dell'Ambiente.